dell'antiquariato, autore Marco Cervella, Bracciali, editore. Marco Cervella è qui, artista. Buongiorno. E ex, sottolineiamo, ex falsaio, quindi un'autorità in materia. Grazie. Ha portato alcuni oggetti antichi, tutti clamorosamente, rigorosamente... Non direi falsi, direi copie, è più corretto, perché sono copie seguite da bravissimi maestri artigiani italiani, che sono fra i più bravi al mondo, questo è un cratere attico classico, è stato eseguito da Cesare Calandrini, un artista fra i più bravi di Deruta. Senta, scusi se la interrompo, ma ci vorrebbe un trattato, ma per scoprire un falso, da dove si parte, il segreto qual è? La domanda è complessa. Innanzitutto su questo genere di oggetti è bene non comprare assolutamente cose originali, quindi comprate un falso, perché queste cose non si possono commerciare. Salviamo il patrimonio archeologico italiano comprando delle bellissime copie fatte da artigiani bravi. E dov'è che si fanno più falsi in giro per il soprattutto mondo? Soprattutto in Italia. I più grandi falsari di tutti i tempi sono falsari italiani, da Alceo d'Ossena, Federico Ioni e tanti altri. Ma dal 500 in poi. Michelangelo è stato, mi scusi se l'interrompo, è stato uno dei più grandi falsari. Cioè? Michelangelo ha iniziato la sua carriera con un falso, con l'Amorino Dormiente, che oggi è andato perduto, però è... Senta, ma è dura adesso la vita del falsario più o meno rispetto a prima? Molto più di prima, perché oggi le leggi sono severissime e io dico a tutti: non provate a fare i falsi, ne paghereste le conseguenze. Quindi ritorniamo, che cos'è questo? Adesso stiamo inquadrando una cosa sotto, un dipinto sotto. Dunque, quello è un dipinto, piatto, ecco. È un dipinto. Il piatto. Il piatto, questo è un piatto a lustro fatto dal più bravo ceramista, secondo me, al mondo, Patrizio Chiucchiù. È un lustro metallico imitante una ceramica del 400 italiano. Senta, allora chiudiamo e ritorniamo alla domanda d'inizio, che è anche contenuto nel libro, cioè i consigli. Allora, non fidarsi non di quello che viene... Non comprare da chi non si conosce, non comprare dai cosiddetti tombaroli oppure pseudo o sedicenti ereditieri, eccetera. Eredità, no. Non comprare. Queste cose si comprano solamente sul mercato regolare. Marco Cervella, ex falsario. Grazie. Non è falso, ma è vero, è quello di cui stiamo per parlare adesso, cioè... il nostro appuntamento settimanale con la gastronomia.